Dobbiamo fare prima di tutto il teorema sull'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt e poi dobbiamo fare un attimo un riepilogo di queste cose che abbiamo detto diciamo sulle serie di alcune cose che abbiamo detto sulle serie di elementi diciamo di uno spazio di tempo. Cominciamo con la procedura di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Allora, questo teorema, adesso andiamo a enunciarlo, ha diciamo un aspetto molto diciamo come si dice, algoritmico, cioè si può implementare. Non è un teorema astratto, ma la sua implementazione può essere diciamo, come per esempio per il teorema degli zeri in analisi 1, si può fare un algoritmo a partire, diciamo, che realizza il contenuto di questo teorema. Allora, qual è la situazione? Allora, noi abbiamo V, uno spazio vettoriale reale, con un prodotto scalare. Allora, abbiamo siano dati V1, Vn, dei vettori mu, ho detto siano, quindi scriviamo meglio V1, Vn appartenenti a sia W doppio lo spazio generato da V1 Vn, ma W doppio è un sottospazio di V di dimensione finita, questo lo sappiamo, che è generato da n vettori, quindi sappiamo anche che la dimensione di W doppio non supera n. Allora, cosa dice Gram-Schmidt? Dice che la seguente procedura, il seguente algoritmo, come vi pare, restituisce una base ortogonale di due punti. La procedura la vado, vediamo, forse ce la faccio entrare sulla lavagna, però la devo fare entrare in orizzontale. Allora, lo scrivo come un flowchart, come si fa in informatica. Allora, all'inizio, vabbè, start, poi facciamo input v con 1 v con n, ok? Poi metto un contatore i uguale a 0, e poi faccio for j uguale 1 2 n, poi faccio
H uguale 1 su I. Quindi in questo caso appena inizio questo ciclo non verrà fatto, poi ci metterò dei commenti vicino. Qua mi sono dimenticato, facciamo un doppio uguale U con J. Adesso faccio un doppio uguale, facciamo un po' più grande, un doppio meno un doppio scalare doppio I fratto doppio I scalare doppio I doppio I. Poi facciamo next H. Qua. E adesso andiamo a fare la verifica. Un doppio è uguale a un vettore nullo? No? Allora mettiamo I, lo aumentiamo di 1, I più 1, mettiamo un doppio I uguale un doppio, se invece sì non facciamo niente, alla fine di queste operazioni, di questo if, facciamo next J e chiude questo ciclo qua e poi facciamo l'ultima operazione, sarà, vediamo di farla entrare qua dentro perché così non viene tagliata ripresa, facciamo output fare I punto e virgola doppio 1 doppio 2 doppio I e poi stop. Adesso spiego tutto. È un programmino semplicissimo, questo qua lo potete implementare veramente. Allora, io cosa faccio? Vabbè, parto, prendo i miei v1, vn, siano dati v1, vn, io prendo in input v1, vn. Poi metto il contatore I uguale a 0. Chi è il contatore I? Il contatore I conta i vettori ortogonali, i vettori ortogonali della base di W, ok? Allora che cosa faccio? Mi devo prendere tutti i vettori di partenza e devo andare a vedere se mi servono in questa base. Allora cosa faccio? W1, W2, W i rappresenta in ogni momento la base ortogonale che mi genera i vettori che ho già esaminato, lo span dei vettori che ho già esaminato. Siccome quando prendo W uguale W1 uguale V con 1, scusate, non ho esaminato ancora nulla, in questo momento la base non c'è. Quindi il primo ciclo, quando I è uguale a 0, per H che va da 1 a 0, il primo ciclo non si fa, si salta. Quindi questo si salta.
Che cosa succede? Si salta il ciclo, quindi sul primo vettore cosa si va a controllare? Se W è nullo, cioè W era V con 1, se V con 1 è nullo. Se V con 1 è nullo, passo appresso. Se invece V con 1 non è nullo, primo vettore non è nullo, incremento I e lo metto in W1. È chiaro fino a qui? Ok. Non ho lo spazio per scriverci i commenti sulla lavagna, però ve li sto dicendo piano piano a voce. Quindi al primo passaggio vado solo a controllare se V con 1 è nullo. Se non è nullo lo metto al posto di W1 e me lo tengo. E incremento J. A questo punto avrò V con 2, W uguale V con 2, qui. Ok? Stavolta H deve andare da 1 a 1. Quindi questo ciclo si fa. Allora cosa sto facendo qui? Sto togliendo da W che era V con 2 la proiezione lungo W1, perché H va da 1 a 1. Quindi quando ci metto W scalare W1 fratto W1 scalare W1 W1, se vi ricordate questa è la formula della proiezione. Allora cosa prendo? Prendo V con 2, ci tolgo la proiezione lungo V con 1 e vado a vedere quello che rimane. Se W è uguale a 0, vettore nullo, lo sa, passa per, non faccio nulla, perché cosa voleva dire? Che V con 2 era un multiplo di V con 1, che nel frattempo era diventato W1. Ma se questo non è nullo, se questo non è nullo, allora cosa faccio? Una volta che ci ho tolto la proiezione lungo V con 1, mi è rimasto qualcosa. Questo qualcosa com'è? Per quello che abbiamo detto sulle proiezioni è ortogonale a W1. Ok? Allora a questo punto, non essendo nullo, incremento I di 1, quello che è rimasto, che è ortogonale a W1, me lo prendo come W2. E continuo così. Quando I uguale a 2, prenderò per esempio V con 3 e andrò a togliere, qua stavolta H andrà da 1 a 2, cosa andrò a togliere? La proiezione di V3 lungo W1 e W2. Una volta fatto questo, vado a vedere, se è nullo, passo appresso, perché vuol dire che V3 era generato da V1 e V2, ovvero da W1 e W2, che già erano lo stesso spazio. Se no, incremento I e mi tengo quello che rimane e continuo così. Alla fine avrò, quando finirò, avrò una base di W1, avrò I che è la dimensione di quello spazio e W1, W2, WI che sarà la base, una base ortogonale. Perché dico una base e non la base? Perché ovviamente se io per esempio mettessi semplicemente questi vettori in ordine diverso otterrei la stessa dimensione, ma otterrei chiaramente un'altra base, non la stessa dimensione. Chiaro? Adesso facciamo così, prima di fare la dimostrazione del teorema andiamo a fare una sua, diciamo, andiamo a fare come esercizio una sua applicazione. Allora, diciamo che siamo in R5, allora V con 1 è uguale a 1, 0, 1, 0, meno 1, V con 2 è uguale a 0, 1, 1, 1, 0, V con 3 è uguale a 1, 1, 2, 1, meno 1, V con 4 è uguale a 1, 0, 1, 0, 1. Ok? Allora,
abbiamo quattro vettori. Allora, se ci fate caso, io ho imposto una sola cosa, l'ho imposta così, a occhio, cioè ho preso V1, V2 li ho presi a caso, cioè non a caso, ho preso comunque con delle componenti abbastanza piccole, però diciamo, ovviamente non sono multipli l'uno dell'altro. V con 3, se ci fate caso, l'ho preso la somma dei primi due, 1, 1, 2, 1, meno 1. V con 4 invece l'ho preso di nuovo a caso, diciamo. Chiaro? Adesso andiamo a vedere che succede quando applico Gram-Schmidt. Andiamo a vedere. Cominciamo. Input V1, V2, V3, V4, V5. Per J che va da 1 a 5. Che devo fare? W uguale V con 1. Quindi W è... Il primo W non è altro che 1, 0, 1, 0, meno 1. Poi, per H che va da 1 a 0, cosa devo fare? Nulla. Questo ciclo salto. Questo vettore è nullo? No. E allora devo incrementare I e dire che W1, quindi I diventa, da 0 diventa 1, e quindi W1 è questo qua. È chiaro? Fino a qui? Che stiamo facendo? Adesso prendiamo W2. Adesso next j, I è incrementato stavolta è 1, quindi W uguale W uguale V con 2, quindi W uguale V con 2, ma V con 2 era 0, 1, 1, 1, 0. Adesso devo fare W uguale W doppio meno, cioè 0, 1, 1, 1, 0 meno il prodotto scalare tra 0, 1, 1, 1, 0 e W1 che è 0, 1, 0, 1, 0, meno 1 fratto il prodotto scalare tra 1, 0, 1, 0, meno 1 e se stesso per 1, 0, 1, 0, meno 1. Chiaro? Allora cosa sto facendo? Vedete, da W doppio gli sto togliendo la proiezione lungo questo vettore qua. E quanto viene? Viene 0, 1, 1, 1, 0, meno, vado a fare questo prodotto scalare, viene 0 più 0 più 0 più 1 più 0, quindi un terzo di 1, 0, 1, 0, meno 1. Ok? Facciamo questa differenza in terzi, quanti viene? Quanto viene? 0 meno un terzo fa meno un terzo. 1, 3 terzi meno 0 terzi fa 3 terzi. Poi 3 terzi meno un terzo fa 2 terzi. 3 terzi meno 0 terzi fa 3 terzi. 0 terzi meno meno un terzo fa un terzo. Oh, adesso faccio un'unica operazione che nel programma non c'è, perché quando lo facciamo a mano questa procedura la modifichiamo. Che faccio? Ci tolgo il coefficiente un terzo, cioè dico che questo è proporzionale a meno 1, 3, 2, 3, 1. Ok? Ho finito? Sì, perché H andava da 1 a 1. Il vettore che ho ottenuto è nullo? No. E allora cosa devo fare? Devo incrementare I.
scrivere W2 uguale al vettore che mi è rimasto, meno 1, 3, 2, 3, 1. Allora, facciamo un attimo mente locale, due osservazioni. La prima osservazione: questi due vettori sono ortogonali? Proviamo. Meno 1 più 0 più 2 più 0 meno 1 fa 0, quindi i due vettori sono ortogonali. È chiaro? Ok. Ora, nel programma non mi sarebbe venuto questo vettore qua, ma mi sarebbe venuto il vettore con un terzo davanti. Al programma non gli fa nessun, non gli dà nessun fastidio. Siccome, diciamo, i vettori, dopo averli ortogonalizzati, li possiamo moltiplicare per qualunque costante, prima o dopo, cioè non fa niente. Dal punto di vista, se nella procedura, una volta che avete calcolato W i, lo moltiplicate per una costante, la procedura finisce sempre con una base ortogonale. Non sarà la stessa di prima, però a noi ci conviene questa base ortogonale, cioè togliere un terzo, perché così non ci, portiamo un coefficiente con una frazione, uno scalare con una frazione, ok? Ma questo è semplicemente perché a noi umani conviene così, il programma non se ne porterebbe più. Chiaro? Ok, adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo incrementare i, e i quanto diventa? Stavolta diventa, i era diventato 2, adesso quando andiamo a incrementare j, j è uguale a 3, quindi w è uguale a v3. Allora, 1, 1, 2, 1, meno 1. Ok? Adesso cosa dobbiamo fare? W uguale a questo meno il prodotto scalare, cioè la proiezione di questo vettore. Devo togliere, quando vado a realizzare questo ciclo, cosa sto facendo? Per H che va da 1 a 2, perché adesso I è uguale a 2, devo togliere la proiezione di W lungo W1 e lungo W2. Quindi che devo fare? Devo fare il prodotto scalare di 1, 1, 2, 1, meno 1 con 1, 0, 1, 0, meno 1 fratto prodotto scalare di 1, 0, 1, 0, meno 1 con se stesso, e poi ci devo togliere anche la proiezione lungo questo, perché qua diciamo per H che va da 1 a 2 al primo ciclo tolgo questa, al secondo ciclo devo togliere quest'altra, che è quest'altra, il prodotto scalare tra 1, 1, 2, 1, meno 1 virgola meno 1, 3, 2, 3, 1 fratto meno 1, 3, 2, 3, 1 scalare se stesso. Per meno 1, 3, 2, 3 uguale. Allora, il vettore di partenza era 1, 1, 2, 1, meno 1, meno. Adesso vado a fare questo primo prodotto scalare, qua mi viene 1 più 0 più 2 più 1 fa 4, quindi viene meno 4 terzi, 1, 0, 1, 0, meno 1. Poi mi viene meno, andiamo a fare quest'altro prodotto scalare, poi viene meno 1 più 3 fa più 2, più 4 fa più 6, più 3 fa più 9, meno 1 fa più 8, 8
Adesso abbiamo 1, 9 e 9 fa 18, 19, 23, 24. 8 ventiquattresimi fa un terzo, meno 1, 3, 2, 3, 1. Uguale. Allora, qua abbiamo 3 terzi meno 4 terzi più un terzo fa 0. Poi abbiamo 3 terzi meno 3 terzi che fa 0. Poi abbiamo 2 che sono 6 terzi meno 4 terzi fa 2 terzi meno 2 terzi fa 0. 3 terzi meno 0 meno 3 terzi fa 0. Meno 3 terzi più 4 terzi meno 1 terzo. Quindi avete visto che qua viene il vettore nullo. Perché viene il vettore nullo? V3, torniamo un attimo indietro e ragioniamo. V3 era la somma di V1 e V2. Quindi apparteneva allo spazio generato da V1 e V2. Ok? Ma quando io... Allora, V1 è rimasto uguale a V doppio 1 perché non avevo bisogno di modificare nulla, eh? Questo era V1, diciamo. V2, cosa ho fatto? Ci ho tolto la proiezione lungo V1 e l'ho fatto diventare ortogonale. Ma questi due vettori qua, secondo voi, che spazio generano? Lo stesso di questi due qua. Arrivare? Allora, perché lo stesso? Perché quando io vado a fare V2 era V doppio 2 non era altro che V2 meno V2 scalar V1 fratto V1 scalar V1 V doppio 1. Allora, vedete, questo era V doppio 2, questo è W2 e questo è W2. Allora, vedete che io posso generare W2 con W1 e W2, ma se porto questo pezzo dall'altra parte posso generare W2 con W1 e W2. Quindi se ci metto W2 al posto di W2, lo spazio generato rimane lo stesso. Allora, quando io andavo a generare questi due vettori, la loro somma fa W3. Quindi questi due vettori generano V3, possono generare V3. V3 sta nello spazio generato da questi due. Quando vado a prendere V3 e lo metto qua, starà anche nello spazio generato da W1 e W2. E chi saranno i coefficienti della diciamo, combinazione lineare che mi esprime V3 come combinazione lineare di W1 e W2? Sono esattamente i coefficienti della proiezione. Quindi quando vado a togliere la proiezione, quanto mi deve rimanere? Il vettore nullo. Chiaro? Ah, questo era W1, questo è W2. V3 sta sempre in questo piano qua. Quando lo vado a fare, proietto lungo qua, proietto lungo l'altro, faccio la somma, vabbè, insomma, là. Faccio la somma e mi viene, mi verrà V3. Quindi quando vado a togliere le due proiezioni mi rimane il vettore nullo. Quindi che succede adesso? Che succede adesso? Non succede niente, perché siccome il vettore è nullo, queste due operazioni non ci sono, non mi devo salvare nulla. Perché non devo salvare nulla? Perché quel vettore era già generato dai due vettori precedenti. È chiaro? E vado avanti. Next J chi sarà? Sarà V con 4, quindi 1, 0, 1, 0, 1. Qua devo fare 1, 0, 1, 0, 1.
Ok. Quindi sono passato avanti. Stavolta G è uguale a 4, I però è sempre uguale a 2, perché non l'abbiamo incrementato a 3, perché il terzo era una combinazione lineare dei primi due. Adesso che devo fare? Devo fare a questo, devo togliere la proiezione sempre lungo W1 e W2, quindi devo togliere 1, 0, 1, 0, 1, scalare 1, 0, 1, 0, meno 1, fratto 1, 0, 1, 0, meno 1, scalare se stesso, per 1, 0, 1, 0, meno 1, meno, devo togliere la proiezione anche lungo questo, quindi devo fare al numeratore il prodotto scalare tra 1, 0, 1, 0, 1 e a meno 1, 3, 2, 3, 1 fratto meno 1, 3, 2, 3, 1 scalare se stesso per meno 1, 3, 2, 3, 1 uguale. Allora, il primo vettore è 1, 0, 1, 0, 1 e rimane qua. Qua quando vado a fare il prodotto scalare viene 1 più 1, 2 meno 1 fa 1, quindi viene meno 1 terzo. Perché terzo? Perché questo prodotto scalare qua sotto l'abbiamo fatto anche prima, cioè W1 scalare W1 l'abbiamo già fatto, quindi lo riutilizziamo. C'era 3, quindi viene 1 terzo e poi viene 1, 0, 1, 0, meno 1, poi viene meno, adesso andiamo a fare il prodotto scalare, poi viene meno 1 più 0 più 2 fa più 1, più 1 fa più 2, quindi meno 2, se vi ricordate qua sotto erano 24esimi, 2 24esimi è un dodicesimo di meno 1, 3, 2, 3, 1. Allora questo in dodicesimi quant'è? Perché adesso per fare la somma devo fare tutto in dodicesimi. Allora questo è 1 che sono 12 dodicesimi, meno un terzo che sono 4 dodicesimi fa 8, più un dodicesimo fa 9 dodicesimi. Poi 0, meno 0, meno 3, quindi sono meno 3 dodicesimi, 12, meno 0, meno 2 fa 10, ah no, 12 meno 1, scusate, c'era questo, al terzo posto, meno 2 fa 9 dodicesimi, 0 meno 0 meno 3 fa meno 3, 12 più 1 meno 1 fa 12. Allora, questo qui è proporzionale a 1 dice vabbè togli il dodicesimo, no, questa operazione non c'è nel programma, però noi a mano la facciamo. Cosa facciamo? Togliamo il dodicesimo, però poi riconosciamo anche che nel vettore 9 meno 3 meno 3 12 possiamo mettere in evidenza un 3, quindi che rimane se togliamo il 3? 3 meno 1, 3 meno 1, 4. Quindi allora io cosa farò? Lo scrivo qua, W3 uguale (3, -1, 3, -1, 4) e poi basta, perché siccome J era arrivato a 4 abbiamo finito. Adesso qual è l'output? L'output è I che vale 3, perché quando abbiamo finito il ciclo e tolte le proiezioni, cosa abbiamo fatto?
abbiamo verificato V doppio è nullo? No, e allora bisogna incrementare I. I era 2, I diventa 3. E chi è V doppio 3? Questo qua. In verità nel programma non ci viene questo, ma ci viene un multiplo di questo, ci viene un quarto di questo. Però a mano cerchiamo di togliere sia i coefficienti frazionali davanti sia i numeri interi che si possono mettere in evidenza. Ok, allora andiamo a verificare. Allora io dico che questa è una base ortogonale di dello span di V1, V2, V4, di V2. Perché è una, cos'è? Perché è una base ortogonale? Allora, che sia una base, allora basta verificare che i vettori sono ortogonali. Perché? A V con 1 è uguale a V doppio 1, V2 era generato da V1 e V doppio 2, V3 era generato da V doppio 1 e V doppio 2, l'abbiamo verificato. A V4 è generato da W1, W2 e W3. Quindi sicuramente questi vettori generano tutto W. Perché sono una base? Se sono ortogonali, allora sono anche indipendenti. Allora sono un sistema di generatori di W che è fatto da vettori linearmente indipendenti. Allora sono una base. Ma allora verifichiamo che W1 e W2 e W4, W3 sono ortogonali. Allora, a 2 a 2, cioè devo fare ancora due prodotti scalari. Questo l'avevo già fatto, vi ricordate? Meno 1 più 0 più 2 più 0 meno 1 faceva 0. Adesso che devo fare? Questo scalare questo viene 3 più 0. E allora qua ho sbagliato. Perché ho sbagliato? Perciò ho lasciato il conto e non ho sostituito qua, perché altrimenti, allora quando vado a fare questo prodotto scalare mi viene 3 più 3 meno 4 che fa 2. Vediamo l'altro se viene. Meno 3 meno 3 più 6 meno 3 più 4 e non viene neanche l'altro. Allora, andiamo a vedere un terzo di questo era giusto, l'altro meno 1 più 0 più 2 più 1 sono 2, un dodicesimo di questo. Allora in ok, 12 meno 3, 12 meno 4 più 1 fa 9, 9, 12 meno 4, ecco qua sbagliato. Allora il primo è, mi sembra giusto, 12 meno 4 più 1 fa 9, meno 3, poi qua abbiamo 12 meno 4 meno 2 fa 6, meno un terzo e meno 4 dodicesimi, poi 0 meno 0 meno 3 fa meno 3, 12 più 4 meno 1 fa 15. Ma ho sbagliato il terzo e il quinto. Allora, quindi quando vado a questo viene 2,
e questo viene 5. Era un errore di calcolo. Andiamo a vedere adesso se funziona. Andiamo a fare il prodotto scalare. 3 più 0 più 2 più 0 meno 5 fa 0. Andiamo a fare il prodotto scalare di qua. Meno 3 meno 3 fa meno 6. Poi abbiamo più 4 fa meno 2, meno 3 fa meno 5, più 5 fa 0. Quindi vedete che funziona. Quindi questo è ortogonale a questo è ortogonale a questo e questo è ortogonale a questo. Ce l'avamo confuso a un certo punto con un terzo, avevamo fatto 3 dodicesimi invece che 4 dodicesimi. Ok? Quindi avevamo, per fortuna avevamo sbagliato soltanto qui. Come vedete, se è sbagliato, la verifica non mente. Cioè, quando vai a fare il prodotto scalare, questi vettori che hai qua, come devono essere tra di loro? Ortogonali. Se non escono ortogonali, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Ok. Ora però, questo è un esercizio. Questo è un esercizio. Allora, come si fa la dimostrazione di questo teorema? Questo teorema, così come lo faccio io, non lo trovate su nessun testo. Non c'è, semplicemente. Quello che trovate sui testi di algebra lineare è una versione leggermente diversa, cioè si fa in più l'ipotesi che questi siano indipendenti. Se sono indipendenti, secondo voi che succede? Vediamo se ci avete capito qualcosa fino a ora. Quando vado a fare questa procedura, non troviamo nessun vettore nuovo. E quindi quando ne troviamo in uscita? N quanti sono entrati? Cioè ogni volta che vado a fare questo controllo uscirò sempre di qua. Quindi I incrementa come J, e quindi alla fine di tutto il ciclo I sarà uguale a N. È chiaro? Perché ho modificato questo teorema? Dice, ma non ti va bene, tutti i libri sono d'accordo e tu non vuoi fare cose diverse. No, non va bene, perché quando vi chiedo e che succede, allora c'è il teorema come c'era sui testi, poi all'orale vi chiedo, ma che succede se uno di questi vettori è dipendente da quelli precedenti? Che succede quando vado a fare l'ortogonalizzazione? E nessuno sapeva rispondere. Cosa succede? Allora, se V1 e V2 sono indipendenti e V3 dipende linearmente da V1 e V2, che è successo? Che quando vado a toglierci la proiezione mi rimane un vettore nullo. Questo succede. Quindi questa è una piccolissima generalizzazione del teorema, così come viene dato sui testi, che vi fa capire che non c'è bisogno di presupporre che i vettori in partenza siano indipendenti. Qua ce ne metto 27, ne escono 7, vuol dire che quelli indipendenti erano 7. Cioè la dimensione dello spazio vettoriale generale W sarà pari al numero dei vettori che escono, che saranno a 2 a 2 ortogonali. È chiaro? Non è che è difficile. Allora, come funziona la dimostrazione? Perché una cosa è verificarlo su un esempio, una cosa è dimostrarlo in generale. Allora, dico, allora mettiamo un
Allora mettiamo un controllo prima di fare next j. Checkpoint prima di, lo faccio prima, meglio farlo qui giù. Mettiamo un checkpoint qui, cioè un controllo. Allora dico che basta mostrare che ogni volta che arrivo al checkpoint succede questo. 1 W1 W2 WI sono ortogonali a 2 a 2 e 2 lo span di 1 WJ è uguale allo span di W1 meno W1. Perché basta dimostrare questo? Supponete che J sia uguale a N. Quando J è uguale a N, l'ultima operazione next J non la fate. Quindi, se questo è vero per ogni J, sarà vero anche quando J è uguale a N. Ma subito dopo, voi cosa fate? Fate uscire la base, e allora se lo spendi W1, W2, WI è uguale allo span di W1, W2, WJ e quelle sono ortogonali, quella là sarà un sistema di generatori di questo di W, perché qua ci sarà J uguale a N e saranno a 2 e 2 ortogonali, cioè sarà una base ortogonale. Cambia di volta in volta, però quando è che ne facciamo l'output? Quando J è uguale a N. Allora, se J è uguale a N e io ho già dimostrato che quelli sono a 2 ortogonali e lo span di questi è sempre al checkpoint, è sempre uguale allo span di questi, allora nel caso J è uguale a N otterremo che lo span dei vettori che mando in output sarà uguale allo span di questi, quindi questi sono un sistema di generatori di W e sono a 2 e 2 ortogonali, quindi sono indipendenti, quindi sono a base di ortogonali, perché l'abbiamo verificato. Ok, quindi questa cosa qui è sufficiente. Come si fa a dimostrare questo? La dimostrazione si fa per induzione. Induzione su J. Possiamo fare induzione sia su I che su J. Su J è forse più semplice. Allora, se J è uguale a 1, la cosa è vera. Perché è vera? Se J è uguale a 1, due sono i casi: o W era 0, allora non c'era ancora nessun vettore nella base, quindi i vettori erano due ortogonali semplicemente per il fatto che non ci stavano, o c'era un solo vettore,
Q con 1 che era proporzionale a Q con, diciamo, che era proporzionale a Q con 1, quindi o V con 1 era il vettore nullo, e allora abbiamo che qua si era scritto vettore nullo uguale vettore nullo, oppure c'era V1 e W1 che erano tra di loro proporzionali, e quindi anche lì il vettore 1 non bisogna verificare nessuna condizione di ortogonalità, quindi la 1 è scontata e la 2 pure è scontata. Cioè la 1 è scontata sempre perché dopo, quando c'è uguale a 1, i vettori in uscita, cioè i vettori W1 o sono 0 o sono 1, i vettori WI, quindi in ogni caso non bisogna verificare ortogonalità a 2 a 2. E poi o abbiamo vettore nullo e vettore nullo di qua e di qua e sta a posto, oppure abbiamo V1 e V1 di qua e di qua e quindi sta a posto. Lo span è sicuramente uguale. Allora facciamo vedere che se la tesi è vera per n, per j, è vera anche per j più 1. Allora chi è W? Chi è W? W è, se andate a fare il conto, W rimane uguale a V con J meno la somma per H che va da 1 fino a I di V con J scalar WI fratto WI scalar WI WI. Perché togliendo una alla volta tutte le proiezioni o toglierle tutte in un colpo è la stessa cosa. Ricordatevi che questo W è quello che io devo controllare al checkpoint, cioè dopo che ho fatto tutto il ciclo, quindi dopo che ho tolto tutte le proiezioni. Avevo iniziato con WJ più 1 e qua avevo tolto. Quindi cosa scoprite da questa cosa qui? Che allora, se W era uguale al vettore nullo, questo voleva dire che Vj apparteneva, Vj più 1 apparteneva allo span di W1 WI che era uguale allo span di V1 Vj. Quindi questo è quando non devo aggiungere nessun vettore. Perché non devo aggiungere? Perché il nuovo vettore appartiene, è generato da W1 WI, perché qua mi viene il vettore nullo, porto tutto questo dall'altra parte e trovo questa conclusione. Ma se Vj più 1 è generato da W1 W2 WI, questi generano lo stesso spazio di V1 W2 WI per induzione, e quindi vuol dire che Vj più 1 si poteva generare con quelli precedenti. E quindi non lo devo prendere in considerazione. Invece se W è diverso da 0, pongo, cosa faccio io? Pongo WI più 1, lo pongo qua a W. Allora che cosa ho? Ho che WJ più 1 appartiene allo span di W1 W2 WI WI più 1, oppure la stessa cosa, WI più 1 appartiene allo span di W1 W2 WI WJ più 1 che è uguale allo span V1, V2, Vj, Vj più 1. Questo cosa ci dice? Questo perché? Perché adesso questo qua lo chiamo
V doppio I più 1 se è diverso da vettore nullo, solo se è diverso da vettore nullo. Allora vedete che io per generare VJ più 1 lo posso generare con i vettori che vanno da V doppio 1, V doppio 2, V doppio I e V doppio I più 1, viceversa questo lo posso generare con questi e con questi. Queste due cose le ho scritte qua. Ma questo che mi dice? Mi dice che questo span è uguale allo span di V1, V2, VJ più 1, che però dopo il checkpoint, dopo qua stiamo qua in realtà. Quello che ho scritto non era là, era qua. Incrementando I e J di 1 si ritrova di nuovo lo span di W1, W2, WI è uguale allo span di W1, W2, WI, WJ, e quindi si trova a posto. Un'unica cosa ci rimane da verificare, che WI più 1 in questo caso è ortogonale a tutti quelli perché questo l'avevamo per induzione, con gli altri già lo sappiamo che i prodotti scalari tra di loro fanno 0. Allora qua consentitemi di cancellare quest'ultima riga perché mi serve un po' di spazio. Allora qua ci riscrivo che è diverso dal vettore nullo. Allora, quando vado a fare WI più 1 scalare WH, cosa mi viene? Mi viene VJ più 1 scalare WH, scusate, questo era VJ, J, non era VJ. J scalare VH meno somma di VJ scalare VI WI fratto WI scalare WI per I che va per H, scusate, che va da 1 a I, allora qua c'è H, e qua lo dobbiamo chiamare con un altro indice, diciamo WK, e qua ci devo mettere VH scalare WK. Ok, qua non ho la somma si faceva su H, anche che va da 1 a I, allora qua ci devo mettere un altro indice, questo non era J più 1, era J, era corretto con J. Adesso quando vado a fare questi prodotti scalari H e K vanno da 1 fino a I, quindi già so che sono a 2 e 2 ortogonali, quindi già so che qua mi viene sempre 0, qua, tranne quando H è uguale a K. Ok, quindi alla fine mi viene VJ meno WK più meno, qua viene VJ scalare WK fratto WK scalare WK WK scalare WK. Adesso questo e questo semplificano, questo e questo semplificano, e vedete che viene. Cosa viene? Il vettore G. Quindi questo però, se ci riflettete, non è importantissimo questo conto, perché dovreste averlo ben chiaro. Cioè io cosa faccio quando costruisco un nuovo WI? Ci sto togliendo la proiezione su tutti quelli di prima. Se ci tolgo la proiezione su tutti quelli di prima, quello che mi rimarrà sarà per forza
ortogonale, l'abbiamo visto pure con l'esercizio. Quindi che succede al checkpoint? O il vettore, una volta tolte le proiezioni, mi faceva il vettore nullo, allora voleva dire che anche se aggiungo un altro VJ, anche questo VJ si poteva fare con il, stava nello span di W1, W2, W2i che avevo già calcolato prima, e quindi non devo fare nulla. Altrimenti VJ appartiene allo span di W1, W2, WI e di quello che mi rimane, che chiamo WI più 1. Quindi dovete correggere in quella parte che ho scritto qua, no? J più 1 non è J più 1, è J. Quegli span sono uguali perché J l'avevo già incrementato. E allora in quel caso qua devo incrementare I, solo I. E quello che però dopo l'incremento risulterà è che sarà ancora vero, che lo, sarà ancora vera la condizione 2. Quindi lo span di questo sarà uguale allo span di questo, perché stavolta io ci ho dovuto aggiungere un'unità, W più 1, perché rimaneva un pezzetto che per generare l'ultimo VJ. E la condizione 1 l'abbiamo verificata, perché basta verificare la condizione 1, verificare che il nuovo vettore che abbiamo introdotto sia ortogonale a tutti quelli precedenti, e sta a posto. Quindi la dimostrazione è finita, il teorema è vero, e ripeto, questa procedura di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt, prendete quanti vettori volete voi, 527 vettori, applicate la procedura, ne escono 35, voleva dire che di quei 527 vettori ne erano indipendenti soltanto 35, e quella che è uscita è una base ortogonale dello spazio generato dai 527 vettori partenza. È chiaro? Qual è l'interesse di questo teorema? L'interesse di questo teorema in particolare è che voi avete un modo standard, se volete, in presenza di un prodotto scalare, avete un modo standard di trovare una base di uno spazio. Non solo, la trovate pure ortogonale direttamente. Avete visto? Avevamo quei 4 vettori, mi pare, no? 1, V2, V3, V4. Uno dei 4 era dipendente dagli altri 3. Quando abbiamo applicato il prodotto scalare canonico su Rn, siamo usciti con W1, W2, W3 che erano a 2 a 2 ortogonali e generavano lo stesso spazio. Questo è un modo.